no? Così, lei... Ma scusa, ma come ti è venuto da dire a Bersani hanno invitato cani e porci? Qui siamo a Milano, molti loro, cioè si dice nel linguaggio. No, ma anche noi lo diciamo, ma. C'è chiunque, quando si dice c'è chiunque, ma io mi riferivo al fatto che ci sono anche molti giornalisti. Ma tu l'hai detto perché sapevi che lui è uno spiritoso. No, no, no. L'avresti detto L'avrei detto a anche a. Scusa, chiunque, ho non faccio fatto. Ho nomi. Visto che avete messo alcune gag, ma ce n'è stata una. C'era. Con Alessandra c'era Gaspari che si dilungava. Io ho detto, Gaspari, purtroppo bisogna andare alla pubblicità. Poi allora, scusi, certo, ha fatto la legge Gaspari, non può essere contro queste cose. Se è andato, ho detto, non è vero, non c'era la pubblicità. Vengono fatti in schermo. Vedi che. Cos'è? Sadico. No, niente. Sadico, quella è tutela del telespettatore. Se c'è l'altra questa sera si sta liberando. Si sta liberando dal suo ruolo, perché da domani si occupa d'altro, no? La viticoltura in Fiumi. Il nostro Paolo. Sei sadico? Sardoni si difende, no, un po' innamorata, c'è questo no, transfer no, Sardoni chiaramente. È ambigua, dice cosa mi giova. No, la Sardoni poi, non so se l'avete detto, ha un ruolo istituzionale, non è lo so, quindi essendo il presidente dei giornalisti parlamentari. Ma non essendo io giornalista parlamentare, non sono sotto la sua giurisdizione. No, ma lo sai, poi no, ha fatto delle cose, ha fatto, non so, per esempio una foto dove era vietato farla e quindi ho dovuto fare, lei ha io così, con diplomazia, dovevo dire, che. Però... Sì, no, mi ha messo, mi mette io una volta andai lì alla camera, nel cortile della camera, no, dove ha infuriato la Sardoni. Che tra l'altro è il primo presidente donna, se non sbaglio. Sì. Hai capito? Mica ce l'ha. No, adesso con i razzi e le foto dei 5 Stelle hanno un po' sdoganato questi filmatini, le foto, in realtà non no, si non può si fare. Potete. No, è assolutamente vietato. C'erano Bersani e Epifani che erano seduti sui gradini lì nel cortile, nel cortile della Camera. E io da dentro ho fatto questa foto, l'ho postata su Facebook, no? Sembrava che avessi violato i segreti di Fort Knox, delle cose terrificanti. La Sardoni mi ha telefonato, purtroppo sono costretta a dire che insomma... E me la immaginavo lì con i mezzi guanti, no? Che contava non ce li avevo l'ammenda, ancora. No? Da combinarmi, però non sono giornalista parlamentare, quindi al massimo mi potevano squalificare per 2 turni, non andavo a vedere le sedute della Camera, cioè sarei stato invidiato dagli altri. Senti, giornalisti. Ho chiesto a loro un tuo difetto, l'hai sentito, sì. Anche da te vorrei, perché sennò un mio non difetto. Siete parte. Da me è un mio un difetto, loro sono difetto. Troppo tollerante. No, un loro aia. No, un mio difetto, rido delle mie battute, questo sì, lo dico perché l'ho, infatti, questo l'ho è fatto vero. In diretta, quindi questo li ho aiutati. Volete dire un mio difetto, ragazzi? Ma te lo suggerisco. Non è un difetto loro, mi sembra più paritario. Se anche tu dici un difetto. Il difetto loro. Principale di Alessandra è la salute cagionevole. Diciamoci la verità. No, adesso mi piace dicerata la sincerità, direi a questo punto. Dicerata la sincerità. No, Celata ha una dote. Allora, tutti i bambini che arrivano in redazione vanno da Celata perché è una persona di una pazienza straordinaria. L'avevamo capito. Ma no, guarda, lui, no, con lui scherziamo sempre. No, no, ma è vero. Ma con lui scherziamo, sempre, ma in realtà Celata è un conduttore dell'edizione del mattino, è l'unico oltre a me, a Sommaiolo e a Gaia Tortora ad aver condotto l'edizione delle 20, quindi è considerato e sarà in prospettiva uno dei nostri conduttori principi tra 6-7 secoli, no? Più o meno, no? No, quindi non si può certo dire, di Alessandra non si può certo dire che non sia valorizzata, eccetera. Quello che io... amo è invece valorizzare bene, cioè valorizzare, rendere merito di quello che sanno fare alle persone. Loro due, come tutti noi, hanno difetti, ad esempio non accetta la bontà, la giustezza e l'assoluta necessità delle mie sfuriate. Una volta mi sono arrabbiato con lei enormemente perché avevo rifatto tutta la scenografia di Omnibus e lei l'ha usata come se fosse quella vecchia, quindi era del tutto come comprare un'auto nuova e guidarla poi come se fosse